E adesso la nuova hit dell'estate. Se non puoi battere il tuo nemico, fattelo amico. Ciao, sono Matteo Ferrando. È estate, quella magica stagione dove tutti i produttori di musica mainstream al mondo decidono di ignorare completamente qualsiasi groove, stile, novità, innovazione e usare un unico solo beat che fa tu, pa tu. Quindi, visto che non si può scappare da questa piaga, analizziamo il groove e impariamo a suonarlo bene. Questo groove, questo ritmo, è presente in migliaia di canzoni in modo più o meno invadente. Minimale, con solo casse rullante, quasi sempre elettronici, con diverse divisioni di Charleston, con apertura del Charlie, eccetera eccetera. Ma si può sempre ricondurre a un groove in particolare, il Soul Calypso, abbreviato in Soca. Non è assolutamente un groove difficile, ma fa parte di quelli che, a mio avviso, in quanto musicisti, bisogna sapere. Più avanti nel video suonerò una piccola dimostrazione su una base che potete scaricare gratuitamente dal sito principale, batterista.online. Qui sotto trovate tutti i link in descrizione. Ok, cominciamo con la cassa che, come in tantissimi groove fatti per ballare, è il tipico four on the floor, ovvero cassa su tutti i quarti. Semplicissimo. A questa aggiungiamo il rullante che anche qui fa una figura semplicissima ma che dà tutto il sapore a questo groove. E abbiamo il primo rullante sulla A dell'1, il secondo sull'end del 2 e poi si ripete, rullante sulla A del 3 e l'ultimo sull'end del 4. Già così il groove funziona, infatti ci sono tantissime canzoni con soltanto questi due elementi. Per completarlo però dobbiamo aggiungere il Charleston, quindi cominciamo a suonarlo semplicemente in ottavi per dargli una divisione ritmica. E a questo punto, per dargli un sapore più dance, apriamo il Charlie su tutti gli end. Ora possiamo suonare altre 150 milioni di canzoni. Per completare però il vero groove del Soca, andiamo a suonare il Charleston in questo modo, ovvero su 1EN, 2EN, 3EN, 4EN, aprendolo sempre su tutti gli end. Qui sopra, se non l'avete ancora visto, vi lascio il link a un altro video sulla divisione ritmica in sedicesimi spezzati. Ok, possiamo quindi costruirlo alla batteria pezzo per pezzo come abbiamo visto adesso. Andiamo. Stiamo attenti a non fare dei flam tra il colpo della bacchetta sugli end e la chiusura del Charleston. Dobbiamo ottenere un unico suono evitando di suonare prima uno o l'altro. Bene, ora un breve esempio alla batteria su una base che, come dicevo prima, potete scaricare gratuitamente dal sito principale batterista.online, il link è qua sotto in descrizione.
Ok, questo era il Soca, un groove semplice ma anche divertente e che dobbiamo essere pronti ad affrontare almeno d'estate. Se il video vi è piaciuto e volete aiutarmi a creare nuovi contenuti, vi chiedo come sempre di lasciare like, commentare, condividere i video e iscrivervi al canale. Ci vuole un attimo, basta un clic qua sotto adesso mentre sto parlando. Ci vediamo alla prossima. Ciao!